Questa è una novena perpetua. Va recitata per 9 giorni e poi iniziata di nuovo. E ancora, fino alla completa guarigione del malato. Con tanta fede in questo piccolo grande santo che ha sperimentato la stessa malattia. Recitiamo questa novena chiedendo la sua speciale intercessione presso Dio, che tutto può. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, Padre Onnipotente, Tu hai arricchito San Leopoldo con l'abbondanza della Tua grazia. Concedi a noi, per sua intercessione, di vivere nell'abbandono alla Tua volontà, nella speranza delle Tue promesse, nell'amore della Tua presenza. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Dio, Tu manifestasti la Tua onnipotenza, soprattutto nella misericordia e nel perdono, e hai voluto che San Leopoldo ne fosse Tuo fedele testimone. Per i suoi meriti concedi a noi di celebrare nel sacramento della riconciliazione la grandezza del tuo amore. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Dio, nostro Padre, in Cristo tuo Figlio, morto e risorto, hai redento ogni nostro dolore. Hai voluto San Leopoldo, paterna presenza di consolazione. Infondi nelle nostre anime la certezza della tua presenza e del tuo aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Dio, fonte di comunione per tutti i tuoi figli, tu hai voluto Cristo, unico pastore della tua Chiesa, per l'intercessione di San Leopoldo, silenzioso profeta dell'ecumenismo spirituale. Infondi a noi il tuo spirito perché sappiamo pregare e donare la vita per l'unità di tutti i credenti in te. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Dio, tu hai voluto Maria, Madre di Cristo e della Chiesa, e hai allietato la vita di San Leopoldo con una tenera devozione verso di lei. Consola la nostra vita con la grazia della sua bontà materna. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. O Dio, Signore glorioso e Padre della vita, affidiamo al tuo amore le nostre speranze e le nostre preghiere. Per l'intercessione di San Leopoldo, guarda con benevolenza i tuoi figli
ed esaudisci le nostre umili domande. Preghiera dei familiari e degli amici. O Signore, nostro Creatore e Salvatore, nella tua vita terrena in San Leopoldo ti sei fatto vicino ai malati e agli sfiduciati. Guarda con bontà gli uomini, le donne e i bambini di ogni lingua, popolo e nazione che soffrono a causa del tumore. Ascolta la nostra preghiera e la supplica dei loro cari, San Leopoldo e la Beata Vergine Maria, li visitino spiritualmente e seggano accanto a loro nelle lunghe ore di ospedale e nelle notti insonne. O San Leopoldo, rivolgiamo anche a te la nostra supplica con il cuore colmo di tristezza e trepidazione per il nostro caro. Tu che hai consolato i molti che si accostavano al tuo confessionale e li affidavi alla Beata Vergine Maria, padrona benedetta, fa che nella grande preoccupazione per questa malattia fiorisca la gratitudine per la vita e la speranza che la salute ritorni. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Leopoldo Mandic, prega per noi.